Oggi sono abbastanza innervosito, ve lo dico subito, per le tantissime mail che mi sono arrivate da parte di imprese che non sanno se possono lavorare, da parte di aziende che non hanno ben capito come si fa questa cassa integrazione, se la pagano loro o la paga l'INPS, non la paga spesso l'INPS, ma soprattutto ho ricevuto decine, decine di centinaia di mail sul mio sito sulla questione dei 600 euro. E sapete perché ho ricevuto queste mail? Perché lo Stato è stato velocissimo a metterci agli arresti domiciliari. Conte fa le sue grandi proclami, diciamo alle 23:30 a reti unificate su Facebook, cosa più unica che rara. Nel frattempo, se oggi andate sul sito dell'INPS per capire qualcosa, non funziona. Vi giuro, non funziona! Netflix ha ridotto la banda, forse ieri gli 8K del presidente Conte su Facebook erano vedibili da tutta l'Italia perché sono bravi i suoi tecnici, ma noi. Non il sottoscritto che è una partita IVA, diciamo fortunata, e che non avrà giustamente diritto ai 600 euro perché è sacrosanto, no? Ma le persone normali che devono andare a fare la spesa e che sono zero fatturato, oggi non sono riuscite neanche ad andare sul sito dell'INPS per capire le istruzioni e noi ci dobbiamo fidare di questi qua e noi dobbiamo fare il click day. Il presidente dell'INPS ha detto che ci sarebbe stato un click day prima che gliel'abbiamo detto che era una follia, ma evidentemente è talmente lunare, è talmente abituato a Facebook e al Minnesota che non si rende conto che in Italia oggi non funziona il sito dell'INPS e noi ancora non sappiamo come accedere ai 600 euro. Ma secondo voi alla cassa del supermercato la partita IVA che non guadagna un euro e che deve stare nel suo comune di residenza, ma dove si trova perché è in arresti domiciliari, cosa gli passa per pagare il pane e la salsiccia? Gli dà l'indirizzo dell'INPS o vuole il cash o vuole la carta di credito? E vado avanti, perché se no sembra una roba semplicemente populistica. Ma secondo voi è passata una settimana? Questi in una settimana ci hanno messo agli arresti domiciliari. Sapete cosa penso io? Che dovrebbero mettere agli arresti domiciliari INPS, tecnici informatici, agenzia delle entrate, perché loro sanno tutto di noi, hanno financo il nostro conto corrente, hanno la nostra partita IVA, hanno la nostra PEC, hanno tutto. Sapete in un paese civile cosa succede? Si prendono le persone con le dichiarazioni di redditi inferiori alla cifra che hanno dato e gli si bonificano i 600 euro. Questo in un paese normale, ma in un paese in cui noi ci mettiamo a cantare quando ci arrestano, evidentemente siamo talmente dei pecoroni che dovremo fare la fila telematica per riuscire a far funzionare il sito dell'INPS e per capire fra 4-5 giorni, quando Sua Maestà ce lo concederà, come ottenere questi 600 euro. Chiaro? 600 euro che non sono come il reddito di cittadinanza. Questi 600 euro derivano dal fatto che non c'è nessun guadagno per le partite IVA perché lo Stato ha deciso in maniera precauzionale di arrestarci tutti, se no ovviamente quelle partite IVA, i 600 euro, l'avrebbero guadagnati da soli. Ciao.